Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Piccola premessa prima di iniziare, perché sì, credo che sia necessario specificare alcune cose per chi, ecco, si fosse perso qualcosa. Intanto questo si sarà un video riassuntivo, migliori momenti per quanto riguarda Prime Guardian e soprattutto verranno incluse delle parti che vi faranno capire un pochino, almeno quello che sappiamo, sull'origine della dinastia dei Guardiani, ovvero la Bloodline. All'inizio infatti saranno delle visioni con dei ricordi che ci ha mostrato la prima guardiana, appunto, quello che è successo quando i guardiani erano costretti a vivere nelle grotte e a non uscire, a stare attenti a qualsiasi cosa perché c'erano i vincitori e anche gli Hunter che erano contro di loro e loro erano costretti a nascondersi nella loro terra. Successivamente vi faccio vedere anche un dialogo con l'Hunter dello Spirito e Prime Guardian, così si riesce a capire che effettivamente anche loro erano in combattimento. E ci sarà comunque prima anche il primo avvistamento totale, ecco, in assoluto del Prime Guardian, per poi arrivare, ecco, le sue azioni più grandi che ha fatto e anche ovviamente l'apparizione poi che ha fatto, ecco, ai vincitori, perché sì, nel suo primo avvistamento nel passato l'ha fatto, ecco, travestito con un mantello per non farsi riconoscere, per poi, ecco, anche sfidare a duello i vincitori, ma vedrete tutto. Ultima parte invece sì, cosa è successo poi, cosa ha fatto, i migliori momenti in generale, ecco. Ce ne saranno altri, ce ne sarà uno anche dedicato agli Hunter e non solo, anche ai vincitori e non solo, ce ne saranno tanti video di questo tipo, quindi fatemi sapere se vi piacciono e niente, vi lascio con il video e ci vediamo comunque prossima live, credo domenica, forse sabato, però credo domenica e niente, maggiori informazioni in descrizione, ciao. Che ca... Visione? Sì, ci vuole mostrare una visione. Esatto, una visione. Ci vuole mostrare qualcosa tramite una visione. Ma, va bene. Vediamo adesso cosa di preciso. Togliamoci pure le spade che tanto... questa è una visione, quindi in teoria non dovrebbe essere pericolosa. Oh, c'è qualcuno là. Sembra... Ancient Guardian? No? Comunque sì, siamo in una grotta molto grande. Qui c'è una struttura. Ok, possiamo vedere. Sì, c'è una struttura molto grande qua. E quello... Oh mio Dio, sì, Ancient Guardian. È proprio Ancient Guardian. Siamo nelle grotte praticamente, guardate. Siamo proprio all'interno delle grotte. C'è una casa molto grande qua. Oh mio Dio. Guerriero? O vincitore? Guerriero o vincitore in lontananza? Guerriero o vincitore in lontananza? Siamo nelle grotte, nella nostra terra. Ancient Guardian. E c'è un vincitore. E sembrerebbe averlo visto o sentito. Che zona strana, guardate qua. Ci sono vari passaggi. Ha scritto qualcosa però. Non mi hanno visto, ha detto. Non mi hanno visto. È vero, è lui da giovane forse, perché guardate, sembra essere più basso. Spero, ha detto. Forse è lui da giovane. Spera che un guerriero, ecco, non l'abbia visto. Sta andando. Sì, sì, è lui comunque, è lui. È proprio lui. Dove sta andando? Se abbiamo tanto una visione, possiamo non interagire ovviamente, perché loro non ci vedono, perché è una visione, però... Direi che possiamo tranquillamente dare un'occhiata qua, no? Entriamo. Ui! Vuoi? Dove sei andato? Gli ha chiesto. Dove è andato? Era là fuori. Nelle caverne. Vabbè, siamo nelle caverne ora. Però forse prima era andato fuori dalle caverne. Tu non mi dici la verità. Ti ho detto di non andare fuori. Lei è andata. Eh sì, perché vi ricordate all'inizio, in principio, i guardiani dovevano stare nascosti. Nelle grotte. Vivevano solo nelle grotte. Troppo pericoloso nella superficie. E tu lo sai.
L'antica guardiana, forse. Forse l'antica guardiana. Ci ha portati alla sua base, forse per farci intuire questo. Attenzione. Ce l'ho trovati. Stai nell'ombra. Oh mio Dio. Sono stati scoperti i guardiani. Pochi guardiani. E anche deboli. Tranne lei. Sono sicuro che lui sia qui. Verrà a salvarti. Oh mio Dio, ma c'è qualcuno fuori, aspettate. Mi dispiace, non volevo causare tutto questo. Sì, vedete, non dovete perdervi un cavolo, altrimenti purtroppo si rischia di far confusione. E ora, ecco, l'arrivo del primo vincitore. Però di certo non è solo. Giusto? Giusto? Trovato il loro nascondiglio, il posto nascosto, ecco. Trovato il posto nascosto. Quello sì, è il primo vincitore. Uno dei più forti, guardate qua. Eravamo arrivati a questo punto. Ieri. Eravamo arrivati proprio a questo punto. Vincitore sceso. Vincitore guerriero. E la Ancient Guardian. In difesa, ovviamente. Oh! Oi! Ok. Ok. Era un inganno, chiaramente, ma sono in troppi. Mai sottovalutare il nemico, ha detto il vincitore sceso. È un inganno, è un inganno. Non ho sottovalutato. Lei mi ha fatto un'illusione. Avete visto quanto è stato veloce? Il vincitore guerriero, il vincitore dorato, quanto cavolo è stato veloce a contrattaccare. Ma l'abbiamo anche usata la sua abilità. Proprio ieri, se vi ricordate. E effettivamente abbiamo fatto bene. La sua velocità è incredibile. Però lui fa troppo male. Ha il danno troppo elevato. E ora? Ah beh, è vero. Dovrebbe lui, in teoria, prendere la sua anima. Vi ricordate, giusto? Cosa è successo nel presente? Che quando è stato sconfitto lui, anche lei è stata liberata. Quindi sì, in teoria dovrebbe prendergli l'anima ora. Vediamo. Sei solo tu qui? Mi sa di no. Sei solamente tu qui? Secondo me no. Secondo me no, eh. Però probabilmente o non risponde oppure risponde sì. Ha detto sì. Solamente lei è qui. Non è vero. Verrà scoperto. Verrà scoperto. Verrà scoperto. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non sembra essere vero. No, effettivamente non sembra proprio essere vero questo. C'è poco da fare in questa situazione. C'è poco da fare. Vuoi? Divorazione! Divorazione! Che cosa facciamo con lui, ha chiesto. Che cosa facciamo con lui? Non lo sa? Sta esitando, forse. Sta esitando. Lascialo a me. Però in teoria dovrebbe salvarsi, in teoria.
Aspettate, spostiamoci, spostiamoci. Che cavolo è questo? C'è qualcuno con una veste strana. C'è qualcuno con una veste strana. Aspettate, c'è qualcuno qui. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Non so se avete visto. Non so se avete visto. Non so se avete visto. Aspetta, sembra indifeso. Secondo me qualcuno sbaglia. Non è indifeso, secondo me. Non è indifeso. Guardate. Sì, ha un mantello per coprirsi, per non farsi riconoscere. Per non farsi riconoscere. Guardate però qualche dettaglio. Oh mio Dio. Chi sei tu? Gli ha chiesto chi è. Intanto gli altri vincitori stanno attenti, ovviamente. Chi sei? Però non risponde. Ha tolto addirittura la spada per forse ottenere una risposta. E ora? Dici chi sei? Sta fingendo ferito. Ma non risponde. Sei uno di loro? Più o meno. Aspetta. Voi! Attenzione! Guarda che tecnica! Guarda che te... Cavolo è qua! Formazione difensiva ora! Oh mio Dio! Anche uno scudo! Ci ha ingannati! Direi proprio di sì! Direi proprio di sì! Che cavolo, che silenzio che c'è qua anche. Che visione. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Vedo che tu stai iniziando a capire. Oh mio Dio. Quindi eri tu che mi teneva all'interno di quel cristallo. È una visione, tranquilli, È una visione. Oh mio Dio. Tu dovresti saperlo, ha detto. Dovresti saperlo. Sì, era lui che lo teneva all'interno, Quanto è più grande il Prime Guardian rispetto all'altro, no? Io sapevo riguardo l'antico drago, ma non pensavo che tu eri l'antico drago. Sapeva dell'antico drago, ma non pensava che lui fosse antico drago. E ora lo sa. Ora lo sa. Si assomigliano. Non offendiamo il Prime Guardian, che lui è più figo. L'altro è più creepy.
Sembra strano a me parlare con un drago. Però diciamo che la storia del drago è assurda. Su questo non possiamo dire nulla. Non sarebbe male nella mia mente tornare nella mia reale forma. Ma vorrebbe tornare sotto forma di drago, in poche parole. Non vuole la forma umana. Sta dicendo questo. Sei tu veramente il creatore degli Hunter? Vediamo cosa risponde. Sì, ha detto. Ha detto sì. Ok. Li ha creati lui. Ricorda che noi abbiamo qualcosa, ecco, in sospeso. Mi sa che loro due... Mi sa che si odiano un po', ecco, la storia. Durante, ecco, tutto quello che è successo potrebbero odiarsi abbastanza loro due. Tu sei morto, la tua anima non esiste più. Eh beh, effettivamente è vero, il Prime Guardian non può uscire dalla nostra mente. Non può uscire perché è senza anima. La tua anima è imprigionata. E noi presto porremo fine. Ok. Ok, ok. Vedremo. Pensa di riuscire a scappare, credo. Oi. 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 Hai avuto sempre la risposta in quel libro. Abbiamo avuto sempre la risposta in quel... Che cavolo! Che cavolo! No! No! No, no, no! Cavolo, attenzione! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Siamo già deboli! Oh mio Dio, siamo già deboli! Oh mio Dio! Liberami! O sarà la fine anche per te! Cavolo! Devo fare qualcosa! Oh! Attenzione, attenzione, attenzione! No, 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 no! No, ci sta fregando di brutto, ci sta fregando di brutto, non deve scappare! Non deve scappare per nessun motivo, eh! Non mi fa attaccare, però! Non deve scappare, ma non mi fa attaccare! Mi sa che siamo troppo deboli ora! Mi sa che siamo troppo deboli! Mi sa che siamo troppo... No! Questa cosa non va bene, eh. Questa cosa non va assolutamente bene. Avete visto che cavolo è successo? Non mi fa fare niente. Sembri abbastanza determinato. Almeno il Wither. Fammi evocare almeno il Wither. Ok, il Wither sì. Però che altro possiamo fare? Mi fa attaccare, no? Non mi fa fare niente, maledizione. Non sarai capace di fermarmi. Cavolo. No, no, mi fa attaccare. Siamo troppo deboli. Ci ha colpiti troppo forte. No, guardate, siamo debolissimi. Ci ha già praticamente fregati. Maledizione. Che cavolo facciamo? Se si attivasse la standing potremmo combattere. Ma mi sa che se ne sta andando. Se ne sta andando. Ora o mai più. Ora o mai più. Che cavolo? No, che cavolo? Oh mio Dio! Questo che significa? Tu rimani qui! Oh mio Dio! Non ti piace? Da dove? Cavolo è arrivato! Lui dovrebbe avere l'anima distrutta! Come fa a essere qui? Come cavolo fa a essere qui? Non dovrebbe... Cioè, impossibile. Non può essere. Non può essere. Vieni, gli ha detto. C'è qualcosa che non va.
Vuoi? Sì, sì. Siamo nel posto giusto, eh. Siamo... Wow, quanti... Oh, che cacchio... Spectral! Spectral Hunter? Aspettate, non è Spectral Hunter! Oh mio Dio! Che cavolo è quello? Allora, intanto qua si stanno allenando... Vincitrice giovane... E... Vincitore dorato... Chi cavolo è? Chi cavolo è? Che cavolo di spade giganti ha? Chi cavolo... Hai ragione! C'è molto potenziale! Ha detto il primo Hunter. Io ho la certezza! Ha detto il primo vincitore. Oh mio Dio, ma chi cavolo è? Chi è? Oddio, mi sa che... Potrebbe essere la prima vincitrice? Potrebbe essere la prima vincitrice? Potrebbe essere la prima vincitrice? Vincitore, so che non stai facendo il tuo meglio. Combatti seriamente. Le torce sono qui per una ragione. Eh sì, perché si stanno allenando loro due. Vincitore dorato si sta allenando con la vincitrice. Attenzione, attenzione. Guardate, la chiama guerriera dea, in realtà. Sappiamo che è ascendente. Sappiamo benissimo che è ascendente. In realtà, la chiama così perché vuole tenere nascosta questa cosa. Sì, ok, ha detto. Vediamo. Vai! L'ha colpita! L'ha colpita! Non ha ancora le sue abilità per schivare elevate, come vedete. Infatti il primo vincitore, che non è scarso, no, il vincitore dorato, che non è scarso, riesce a combattere molto bene. Comunque sì, entità mai vista prima, l'abbiamo vista adesso, eh. Io so che tu puoi farcela. Tu devi solamente... concentrarti. L'esecuzione del vincitore è letale e soprattutto imprevedibile. Io devo andare, non possiamo lasciare l'ingresso della nostra terra senza alcuna guardia per troppo lungo. Mi sa che è lei che scrive. Hai ragione, gli ha detto, infatti. Sì, sì, è lei che scrive in rosso. Scrive un po' come il Prime Guardian, tipo. Va bene, va bene. Quindi se n'è anche andato adesso. Prova di nuovo, gli ha detto, eh. Allenamento molto intenso qui, eh. Allenamento molto, molto intenso. Vediamo. Ora. Vuoi? Vuoi? Ok, sta iniziando a capire effettivamente. Impeccabile. Impeccabile. Vediamo. Dea guerriera, puoi riposare. Spostiamoci che non venga qui. Perché sapete, se ci scontriamo non è il massimo. Ma è incredibile, ha detto Ancient Hunter. Sì, Ancient Hunter ha detto che è incredibile. È proprio incredibile. Beh, effettivamente è molto forte. Cavolo, la vincitrice, sappiamo che... Dopo, infatti, ecco, farà delle cose assurde. Non esageriamo. È forte abbastanza, ha detto il primo Hunter. Ah, il primo Hunter ha detto... Non esageriamo, è forte abbastanza. Ok, gli ha risposto il primo vincitore. Primo Hunter, vuoi provare a duellare contro il mio vincitore? Qualcuno mi sta aspettando. Devo andare. Oh mio Dio. l'ha sfidato ma non ha accettato. L'ha sfidato ma non ha accettato, ovviamente. Ma volentieri la prossima volta.
Ok. Va bene. Il primo vincitore ha detto: va bene, va bene. Va benissimo così. Devo andare via. Magari un'altra volta. Ovviamente. Chi cavolo va a sfidare il vincitore dorato? È fortissimo. Beh, vabbè, noi lo possiamo sfidare, però. Qualcuno vuole duellare? Qualcuno vuole duellare? Lei? No, lui. Non so se accetta. Devo andare anch'io. Devo andare anch'io. E allora se ne andrà anche lui. Va bene così. Mi dispiace, nessuno vuole duellare con lui. Nessuno vuole duellare con il vincitore dorato, va bene. Ma li possiamo capire, anche noi in passato non volevamo di certo duellare. A quanto pare nessuno. Eh già. A quanto pare sì, nessuno vuole duellare con te, mi dispiace. Se potessi farmi vedere, duellerei io, però. A quanto pare non possiamo. Non possiamo, Wow! Che ca... E questo dove arriva? E questo da dove arriva? Io posso duellare. Che ca... Ok, questo è abbastanza inaspettato. Questo è abbastanza inaspettato. Chi sei? Vediamo cosa risponde. Chi sei, gli ha chiesto. Nessuno. Stavo esplorando. Non vuole far sapere chi è. Però forse vuole studiare i possibili nemici. E ne approfitta ora, ovviamente, dato che non ci sono hunter in vista. Ne vuole approfittare e provare a studiare un po' più i nemici. Gli hunter sanno che tu sei nella loro terra? Gli ha chiesto. Secondo me non lo sanno mica. Chi lo sa? Rimane vago, rimane molto vago. Nello scorso viaggio nel tempo, il Prime Guardian è stato risvegliato. Perché il drago... Sapete cosa è successo? Va in posizione. Eccolo. Vabbè, diciamo che possiamo immaginare chi vince. Guerriero comunque pronto, eh? Preparatevi. Vediamo che succede. Ora. Guida da qualche parte. Buono. Vuoi? Sto. Perché sei avvicinato? Ah. Ah, ok. Ok. Sì, sembrava un po' strano, effettivamente. Sembrava... inganno, infatti. Potevamo anche prevederlo, effettivamente, un inganno. Ottima illusione. Sì, più che illusione si chiama inganno, però va benissimo. Chiamala pure illusione. Sì, vabbè. Potevamo anche immaginarcelo, effettivamente. Che poi il Wither aveva evocato fuori quasi dal ring. Interessante. Tu hai sconfitto il mio vincitore. Vabbè, pur sempre un duello di allenamento questo, eh. Comunque, sì, non si vuole far riconoscere dagli Hunter, non vuole farsi vedere dagli Hunter. Vediamo che gli dice. Tu potresti duellare anche con me un giorno, se vuoi. Sicuro, perché no? Ah, interessante, mi sa che qua scopriremo qualcos'altro, eh. Perché non si conoscono e se lui ha sconfitto lui, almeno la leggenda dice questo. Andiamo ora, a presto.
Sì, sono usciti tutti quanti in fretta. Interessante, interessante. Mi sa che forse il duello che verrà successivamente non sarà un duello di allenamento, ma sarà un vero e proprio duello. Forse, forse, non lo sappiamo adesso, però... Io non so se loro sono quelli che tengono sotto controllo, fanno da guardia alla sua anima. Quale anima? Quale anima? Potrebbe essere... Potrebbero essere gli Hunter. Io devo investigare. Non so nulla riguardo loro. Ma qualcuno deve aver causato tutto questo. Vediamo se c'è qualcosa, altrimenti nel dubbio... Facciamo così. Così lui comunque resterà debole. Lui resterà debole sicuramente e ecco, non potrà liberarsi, perlomeno non facilmente. Ora dobbiamo attendere quello che ci dice il Prime Guardian. Perché appena arriverà là, inizierà a proporre questa cosa. E comunque parlerà con noi per dirci quello che sta accadendo. Quindi vediamo, dai, vediamo. Forse abbiamo già una visione, eccolo. È quasi arrivato per dirci quello che sta accadendo. Quindi vediamo, dai, vediamo. Forse abbiamo già una visione, eccolo. È quasi arrivato. Infatti sì, il Prime Guardian è quasi arrivato. Noi siamo pronti qui ovviamente per eliminare, se non dovessero rispettare gli accordi, perché se non li rispettano, se non rispettano questa minaccia, se non rispondono, ecco, noi dovremmo fare questa cosa, perché altrimenti rischieremo troppo, ovviamente. Visione? Sì, visione. Ok, comunichiamo con le visioni, infatti. Comunichiamo con le visioni, giustamente. Vuoi? Beh, io scommetto che tu stai implorando per un cambio, per uno scambio. Stai implorando per il Prime Guardian che implora per uno scambio. Secondo me non ha la minima idea di quello che andrà a dire ora. Non se l'aspetta proprio, mi sa, eh? No. Tu ora liberi Ancient Guardian, o il leader eliminerà l'anima della prima vincitrice. Ok. Ok. Non conviene fare scherzi. Lui conosce perfettamente quello che sta accadendo ed è pronto a eliminare, è vero, perché noi possiamo uscire in un secondo dalla visione e eliminare se vediamo che accade qualcosa di brutto. Lui sa che i guardiani possono comunicare perfettamente anche a distanza. Qualsiasi cosa fai, oltre che liberare Ancient Guardian, lui procederà. Quindi se lui adesso fa qualcosa che non deve fare, a meno che non liberi Ancient Guardian, noi potremo procedere e giustiziare per sempre, eliminare per sempre. Non abbiamo scelta, dice la vincitrice. Beh, ovviamente, perché sapete chi è per lei la prima vincitrice. Un sacrificio calcolato! Che vuole dire un sacrificio calcolato? Che cosa dici? La vincitrice è un po' arrabbiata perché non vuole accettare l'accordo, forse. Non vuole accettare l'accordo il vincitore. Non lo vuole accettare, mi sa. Il tempo sta finendo. Il tempo sta finendo. Non gli interessa di perdere la prima vincitrice. Il tempo sta finendo comunque. Ora deve decidere. Ultimi secondi per decidere. Ultimi secondi. Ha detto ok, puntini puntini. Che significa? Accetta? Vuole accettare? Oppure no? Ha fatto un passo indietro, attenzione. Vuoi? Ah, vedete, accetta, invece accetta. Invece accetta. Guardiana. C'è anche la guardiana ora.
c'è anche la guardiana. Perché? Ah! Vuole assicurarsi che sia effettivamente lui. Vuole assicurarsi che sia effettivamente lui. Non è reale! Non è lui! Oh mio Dio, ci stavano ingannando! Ci stavano ingannando di nuovo. Ci stavano ingannando di nuovo. Voi! Voi! Ultima possibilità! Ultima possibilità! Ultima possibilità! Che decide? Ora! O sarà la fine? Ora o sarà la fine? Ci sta pensando, eh? Ci sta pensando. Sarà la fine anche per te? Non vuole cedere, eh? Non vuole cedere. Ok, noi sappiamo cosa fare allora. Se non vuole cedere, noi sappiamo perfettamente cosa fare. Vuole attaccare. Cappero! Oh mio Dio! No, 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 non abbiamo scelta. Non abbiamo scelta. Non abbiamo... No, aspetta, guardate. La vincitrice però non è d'accordo. La vincitrice non è d'accordo. Tu hai perso in ogni modo il potere di controllo di Ancient Guardian. Saranno trasferite al leader, il suo successore. Quindi in ogni caso lui perderà. Però guardate, la vincitrice non è d'accordo. Non è d'accordo. La tua ultima chance è sconfiggerlo. Ma tu non riuscirai. Deve sconfiggere noi, ma non riuscirà. Vedremo. Ok, dobbiamo fare qualcosa comunque. Dobbiamo subito fare qualcosa. Perché così non va assolutamente bene. Sembrerebbe comunque non... Che cavolo. Vuoi attaccare, mi sa... Vuoi. 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 Ok, sappiamo cosa fare. Mi sa che sta per attaccare, eh. Mi sa che... Che ca... Per favore ascoltami! Oh mio Dio, che cazzo! Come per favore ascoltami? Non sappiamo quello che sta succedendo là, però. Non possiamo sapere quello che sta succedendo. Che cavolo vuole? La De Vincitrice sta rispettando la segreta alleanza. E tu lo sai. Ma tu non sai che il suo padre ha sconfitto quel vincitore. Che cavolo sta dicendo? Ora lui sconfiggerà tutti. Poi andrà per la spada. Lui inoltre ucciderà la vincitrice? Credo. Oh mio Dio, come cavolo... Perché ci sta dicendo queste cose adesso? Io non mi fido di tutti voi, ma tu non sei come gli altri guardiani. Non so perché, non so come sia possibile, ma tu sei differente e lo sento. Che cavolo, come fa a sapere queste cose? Scegli cosa fare, liberami e forse potrò salvare tutti noi. O tu morirai con me. Sfortunatamente è questo. Oh mio Dio, che cavolo sta dicendo? Mi sa che non sta mentendo. Pronti, qualsiasi cosa succede. Lo sapevo. Io ti proverò che quello che ho detto, che non ho mentito, che non ti ho mentito. Lo sapevo, ti proverò che non ho mentito. Ti proverò che non ho mentito. Sta arrivando, mi sa. Vuoi? Wow! Che cappero! Oh mio Dio! Cosa? Esatto, cosa? Prime Guardian è debole però, Prime Guardian è debole. Prime Guardian, ti raccomando di utilizzare il cristallo. Che ca... Congratulazioni, tu hai creato una confusione. Hai creato una confusione. E questa dove salta fuori?
La cacciatrice! Che cavolo! No, che sta facendo? Non lo fare! Ha detto di non farlo, stavo distruggendo tutto! Stavo distruggendo... Oh mio Dio! Ui! C'è una luce qui. È vero. È vero. C'è una luce. C'è una luce là. È una torcia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Eccola la grotta. Eccola la grotta, maledizione. Oh mio Dio. Mi hai trovato, eh? Sì. Esattamente, esattamente. È ancora vivo, oh mio Dio, come cavolo ha fatto a resistere. Non ne ho idea, però è resistito. Per pochissimo, però, eh. Per pochissimo. Che cavolo. Mi ringrazio mille comunque. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Foto del ritrovamento. Facciamo un reportage. Meglio se andiamo via. Sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì che è meglio se ce ne andiamo da qua, eh. Ovviamente aggiungerei, eh. Ovviamente. Area dove c'era il drago. Sotto la casa. Io non sono d'accordo, però non voglio perdere onore. Fai quello che vuoi, ma l'onore io non lo voglio perdere. Io vado, tu rimani invisibile o fai... o non venire. Maledizione, io non sono d'accordo in questo. Non voglio perdere onore. Però non voglio nemmeno perdere. Prime Guardian è disposto addirittura a fingere di essere ferito e tentare di indebolirlo. Guardate che il Prime Guardian ha onore, di conseguenza se ha deciso di fare questa cosa, se ha deciso di fare questa cosa, ci sarà un motivo. Ci sarà sicuramente un motivo. Vediamo un attimo che succede, perché il duello è molto vicino, c'è poco da fare. Però forse sarà indebolito? Credo. L'ha visto, eh. E noi dobbiamo duellare contro di lui? E noi dobbiamo duellare contro di lui? Oh!
Di spalle! Di spalle!